Ah, oggi ultimo giorno qua a New York. Torniamo all'origine del primo giorno, andiamo a mangiare il bagel a Brooklyn Bagel and Coffee Company. Un po' tristi per la ripartenza verso l'Italia, però sono passati 10 giorni e non è neanche giusto ritornare alla normalità adesso. Finite le vacanze, finite le pacchie. Abbiamo ripreso quello con il salmone, cream cheese e avocado perché era tra buono stavolta. Ok, siamo usciti ora dal Bagel Coffee Company. Che buono, ci mancava tantissimo non mangiare sta roba in Italia. Ora sono andato a fare gli ultimi acquisti. Souvenir, un po' di shopping, primo giorno, salutiamo New York. Un saluto al Flatiron. Ciao Flatiron, ci rivedremo magari senza punteggi. Souvenir dell'America, bel giubbottino leggero North Face. Ieri ho preso un paio di Jordan, per cui al top. Ed un ultimo saluto anche a Times Square. Faccio con la mano. Dovete passare in questo negozio qua, Grand Slam, perché ha dei prezzi davvero vantaggiosi in confronto a quello a Love New York. Gift Baggage, quelle cose che sono qua in giro, è il migliore. Ok, allora facciamo una capatina da Joe Pizza. Perché è strabuono e perché è molto pieno. No, comunque, perché è strabuono e prima di andare in hotel per recuperare le valigie mangiamo un boccone. E cosa è meglio di un pezzo di pizza? Niente. Ah, bella oleosa, fantastica come sempre. Ok, buona. Ehi Siri, che tempo fa oggi qua a New York? Ci sono 11 gradi e un sole che spacca. Cioè io uscirei tranquillamente anche se giubbotto forse. Cioè sarà bene oggi. Se avessi fatto 10 giorni il tempo così saremmo stati di lusso. Invece ho fatto meno 12, meno 18. E vabbè. Ok, siamo in hotel, abbiamo messo tutti i souvenir e le cose dentro la valigia. Nel frattempo carichiamo un po' il telefono. E niente, ora tra 10 minuti arriva il taxi e ci porta direttamente in aeroporto. We'll be right back.
siamo in, in taxi andando verso CFK. Qua scende un po' la cremuccia perché New York è New York. Ci rivedremo sicuramente in estate o in primavera con le temperature un po' più alte, più stabili magari. Thank you so much. Ok, siamo arrivati ora in aeroporto, ora andiamo a fare check-in al terminal 1. Siamo un po' in anticipo. Ok, sono ancora chiusi gli imbarchi e 5:15, ora sono 1:15, aprono per fare il check-in, imbarcare i bagagli. Comunque questo giubbotto è super caldo, super comodo, super top. Ok, ora siamo ai controlli. Controlli fatti, purtroppo ci siamo lasciati l'acqua con la Coca-Cola nella sua borsa, quindi ci hanno fatto un controllo extra, diciamo, però tutto regular. Siamo arrivati qua all'imbarco, questo è il nostro gate. Siamo, diciamo, un paio d'ore d'anticipo. Ora ho preso un po' di merendina, vediamo cosa, come ammazzare il tempo. Vedremo magari un film. Okay, stiamo guardando Harry Potter, tanto abbiamo un po' di tempo da aspettare. Lì non l'ho mai visto, quindi è anche giusto che lo veda. Allora, considerazioni su New York, pro e contro della nostra esperienza. Allora, New York, da quanto abbiamo visto noi, è molto pulita, molto controllata, quindi pulita ovunque, anche nelle metropolitane sono fissotti tipo 2 o 3 poliziotti in ogni stazione. Abbiamo fatto da su a giù, diciamo dal Museo Storia Naturale, che è la parte più su che siamo andati, fino a giù a Wall Street, ed era tutto quanto controllato, quindi ci sta comunque. Anche in zona Times Square è pieno di poliziotti. Anche che Times Square, sì. In teoria dirigono il traffico, ma non ce n'è bisogno perché i semafori sono più che funzionanti, più che ordinati. Più che puntuali. Sì, sì, ma più che altro il casino si riversa su Times Square, perché tutti sono là, poi praticamente tutto il giorno sono là. Invece le parti più tranquille, dalla parte di Chelsea in giù, è la parte più tranquilla. Poi che altro? Però sicuramente, vabbè, è pulita, è controllata, c'è di tutto, perché c'è di tutto a New York, c'è tutto quello che tu vuoi trovare lo trovi. E invece i contro? I contro che, vabbè, certi personaggi. Sì, vabbè, pieno di barboni, magari, tipo, sono andato a prendere il giubbotto North Face, c'era andato un barbone, si voleva rubare un giubbotto così a caso. C'erano le guardie, ovviamente hanno dirottato l'attentato, però comunque... Anche nel supermercato, quando siamo andati, stava andando un barbone. Siamo andati in una 7-Eleven, è andato un barbone a, non so, fare cosa, a fare un giro dentro così a caso, e tipo l'ha cacciato via. Poi gente che ti chiede soldi così a caso, gente che ti segue. È particolare, ovviamente sono grandi città e sono così. Consiglierei a tutti di fare almeno un giro, perché è una cosa stupenda.